Saluti amici miei. Questa è una mappa della città del Vaticano. Il nome, Vaticano, era già in uso ai tempi della Repubblica Romana per l'Ager Vaticanus. Un'area paludosa sulla sponda occidentale del Tevere di fronte alla città di Roma. Situata tra il Gianicolo, il Colle Vaticano e Monte Mario. Fino all'Aventino e fino alla confluenza del torrente Cremera. Il territorio della città del Vaticano fa parte del Colle Vaticano e degli adiacenti ex Campi Vaticani. È in questo territorio che sorsero la Basilica di San Pietro, il Palazzo Apostolico, la Cappella Sistina, i musei e vari altri edifici. L'area fece parte del rione romano di Borgo fino al 1929. Essendo separata dalla città, sulla sponda occidentale del fiume Tevere, l'area era uno sperone della città che fu protetto dall'essere compreso entro le mura di Leone IV, 847-855, e successivamente ampliata dalle attuali mura di fortificazione, costruite sotto Paolo III, 1534-1549, Pio IV, 1559-1565, e Urbano VIII, 1623-1644. Territorio dello Stato della Città del Vaticano secondo i Patti Lateranensi quando si stava preparando il Trattato Lateranense del 1929 che diede allo Stato la sua forma. I confini del territorio proposto furono influenzati dal fatto che gran parte di esso era quasi racchiuso da questo anello. Per alcuni tratti del confine non c'era muro. Ma la linea di alcuni edifici forniva parte del confine. E per una piccola parte del confine fu costruito un muro moderno. Il territorio comprende Piazza San Pietro. Distinta dal territorio d'Italia solo per una linea bianca lungo il limite della piazza, dove tocca Piazza Pio XII. Piazza San Pietro si raggiunge attraverso la Via della Conciliazione che va dal vicino Tevere a San Pietro. Questo grandioso approccio fu costruito da Benito Mussolini dopo la conclusione del Trattato Lateranense. Secondo il Trattato Lateranense. Alcune proprietà della Santa Sede che si trovano nel territorio italiano, in particolare il Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo e le Basiliche Maggiori, godono di uno statuto extraterritoriale simile a quello delle ambasciate straniere. Queste proprietà, sparse in tutta Roma e in Italia, ospitano uffici e istituzioni essenziali al carattere e alla missione della Santa Sede. Mi scusi. Per favore commenta se ami la città del Vaticano. Continuando. Castel Gandolfo e le basiliche nominate sono presidiati internamente da agenti di polizia dello Stato della città del Vaticano e non da polizia italiana. Secondo il Trattato Lateranense St. Piazza San Pietro. Fino alla scalinata che porta alla basilica esclusa, è normalmente presidiata dalla polizia italiana. Non sono previsti controlli passaporti per i visitatori che entrano nella città del Vaticano dal territorio italiano circostante. Il pubblico accede gratuitamente a Piazza San Pietro e alla Basilica e, in occasione delle udienze generali pontificie, all'aula in cui si tengono. Per queste udienze e per le cerimonie maggiori nella Basilica e Piazza San Pietro è necessario procurarsi in anticipo i biglietti gratuiti. I Musei Vaticani, che incorporano la Cappella Sistina, di solito applicano un biglietto d'ingresso. Non vi è alcun accesso pubblico ai giardini, ma è possibile organizzare visite guidate per piccoli gruppi ai giardini e agli scavi sotto la Basilica. Altri posti sono aperti solo a quelle persone che hanno affari da fare lì. Bella anche Piazza San Pietro. La Basilica e l'Obelisco. Da Piazza Pio XII. Il clima della città del Vaticano è lo stesso di Roma.
Clima temperato e mediterraneo CSA con inverni miti e piovosi da ottobre a metà maggio ed estati calde e secche da maggio a settembre. Alcune caratteristiche locali minori, principalmente nebbia e rugiada, sono dovute alla mole anomala della Basilica di San Pietro, al prospetto, alle fontane e alle dimensioni del grande piazzale lastricato. La temperatura più alta mai registrata è stata di 40,7 gradi Celsius, sia il 2 agosto 2017 che il 27 giugno 2022. Questo è tutto. Grazie per aver ascoltato. Per favore iscriviti per le migliori mappe e per l'amore della Città del Vaticano. Arrivederci.